Dopo aver firmato il libro d'oro e dopo aver pronunciato il discorso di insediamento, Bianco si è dedicato alla stampa locale, parlando con i giornalisti e rispondendo alle domande dei cronisti. Domande che vertevano soprattutto sul lavoro che da lunedì occuperà il nuovo sindaco di Catania, un lavoro che deve puntare alla rinascita della nostra città, così come ha detto lo stesso primo cittadino. Queste le interviste rilasciate dal sindaco Enzo Bianco. Catania è la più grande città italiana non capoluogo di regione, ha pagato un prezzo sempre molto alto per essere stata talvolta non valutata in modo adeguato. Catania ha la possibilità di riprendere un ruolo di leadership tra le città italiane. Dobbiamo cominciare innanzitutto dallo sviluppo e dal lavoro, che è il dramma di questa città. Ci sono grandi progetti in quest'ambito, a partire dal turismo, all'high tech, alla collaborazione con l'università, all'attrazione di investimenti internazionali su Catania, per i quali ho avuto la disponibilità dell'ingegner Pasquale Pistorio. Avremo insieme con questo l'opportunità fra pochi mesi di fare partire la città metropolitana. Catania avrà finalmente la possibilità di un governo per i 700.000 catanesi che compongono la città e Catania può diventare il perno della Sicilia sudorientale. E insieme con questo mille altri progetti che riguardano la sicurezza, la pulizia, l'attenzione verso i quartieri, in una condizione difficile dal punto di vista finanziario, ma con grandi potenzialità che possono e devono essere valorizzate. Quindi consapevolezza delle difficoltà, ma anche ottimismo, un sorriso e molta buona volontà. Ho la stessa emozione che avevo la prima volta che fui eletto sindaco, molti anni fa, 25 anni fa, ero un ragazzino, il più giovane sindaco d'Italia, ho la stessa passione, lo stesso entusiasmo e un po' di esperienza in più. Innanzitutto voglio sapere quali sono i conti reali del Comune. Io crederò alla Ragioneria Generale dello Stato, autorità terze, di fare quella che in linguaggio tecnico si chiama una due diligence, una verifica dei conti per sapere esattamente qual è la condizione del Comune, se il Comune è in una condizione di dissesto oppure no, e se si può evitare e come si può evitare. Dopodiché cominceremo a lavorare alacremente con l'aiuto della Regione, dello Stato e dei catanesi, perché non saranno 17 milioni che risolvono la condizione, il Comune ha ben altri debiti e comunque ha le risorse dentro, se riprende l'economia, per superare questo difficile momento. Lunedì l'incontro con Stancanelli. Lunedì mattina l'incontro con Stancanelli, sono molto contento di ascoltare le riflessioni di un uomo che ha servito questa città da sindaco in un momento molto difficile e anche se abbiamo opinioni diverse avrò naturalmente molta cura, molta attenzione per le cose che vorrà dirmi sulla base della sua esperienza. I consigli vanno ascoltati sempre e da tutti, anzitutto da chi è stato sindaco di questa città. Continuerà qualcosa portato avanti a Stancanelli, pensiamo al Corso Martiri piuttosto che ad altri progetti? Continuerò a fare le cose su cui sono convinto. Su Corso Martiri della Libertà sono convinto che quella ferita va sanata, ma nello stesso tempo con una cobatura diversa e minore rispetto a quella che è stata riconosciuta. Ma avremo tempo per entrare nel merito su tutte queste questioni, ce ne sono veramente talmente tante che vanno affrontate in modo serio. Intanto consentitemi di dire che ho una grande emozione questa mattina, l'affetto dei catanesi è stato enorme, incredibile, mi consegnano una grande responsabilità, ne sono consapevole, spero soltanto con l'aiuto di tutti di essere all'altezza di questa sfida, che è la sfida non solo mia ma della città. Varcato la soglia di Palazzo Elefanti mi sono venuti in mente, mi sembrerà strano e banale, mio padre e mia madre, che c'erano allora, mia madre, mio padre non c'era più, ho provato una grande emozione, ho pensato alla loro gioia e alla loro felicità in questo momento, sono molto legato al valore della famiglia, scusate.